dove tutto il deposito è sul fondo. Vabbè, assaggiare dei vini come questo da meditazione con un tramonto sulle vigne come questo, direi che si può votare soltanto col massimo. Poi con le selezioni d'Oltrepò che hanno insegnato a degustare da quando annusi il vino fino a quando lo porti in bocca. Senti la musica della bollicina. Tutte le sensazioni che ti fa provare un semplice vino, ma che all'interno ha un insieme di profumi, sapori, direi che è il massimo. Grazie mille alle selezioni dell'Oltrepò Pavese per una bellissima giornata in cui abbiamo scoperto tantissimo sul vino e sul nostro Oltrepò. Esatto, soprattutto sul nostro territorio. Siamo stati wine selector per un giorno e abbiamo apprezzato ancora maggiormente quelle che sono le particolarità del nostro territorio. Io direi che decisamente è stato un evento che ha cambiato un po' una prospettiva, un modo di vedere anche il nostro territorio, perché spesso lo viviamo ma non lo percepiamo a fondo, e questa possibilità che ci è stata data è stato un tocco in più per poterlo vedere veramente sotto un altro punto di vista e per acquistare quella consapevolezza che ci serve anche per viverlo appieno. E quindi direi che per me è un'esperienza assolutamente positiva, oltre che assolutamente divertente, è assolutamente positiva e da ripetere senza dubbio. Anche insomma, non solo per il territorio, ma anche per diciamo, una cultura che ci vuole ben alto. Ecco. Sì, però uno step una cultura in più che ti serve. Riguardo al capire il vino, assaporarlo, saperlo degustare. Quindi, sì, questa è una cosa. Andare oltre decisamente tutto quello che è la pratica consueta della consumazione. Allora, ha toccato sfere nel mio animo che non conoscevo neanche io. No, è stato bello, è stato piacevole, ottimi vini, ci sono stati volentieri. Finito. Allora, voglio ringraziare le selezioni per questa bella giornata, organizzata non perfetta di più, e poi anche un plauso a te perché per quello che fai, perché il nostro territorio è poco conosciuto, va conosciuto, e ci vuole la gente come te che lo conosce bene, che lo fa conoscere agli appassionati.